Veneto abbiamo 485 organizzazioni di protezione civile. Si vanno dalle più grandi numericamente parlando, più strutturate come è l'Associazione Nazionale Alpini, l'ANA appunto, fino ai gruppi comunali che sono composti da poche persone. Sono tutte organizzazioni che sono fondamentali per il nostro sistema, perché ognuna ha delle specializzazioni e delle caratteristiche che la rendono diversa dall'altro. Quindi questa rete fatta dai gruppi più grandi e dai gruppi più piccoli è fondamentale nella gestione di un'emergenza. La logistica, a prescindere dalla logistica di noi alpini, la logistica è dei paesi in montagna, quindi la difficoltà che oggi la cittadinanza di vivere in montagna, di poter beneficiare dei servizi pubblici, trasporti o sanità, e quindi le grandi distanze condizionano un po'. C'è sempre la volontà di persistere e di rimanere, perché la passione della montagna è unica e quindi difficilmente si riesce a demordere di non portare avanti questa attività. In questo momento ci troviamo presso la sede ufficiale della sezione Cadore dell'Associazione Nazionale Alpini. Essendo un'associazione d'arma, dipendiamo direttamente dal presidente dell'ANA Cadore, dal presidente sezionale. Vista la vastità del territorio, siamo strutturati su tre squadre principali che hanno sede a Borca di Cadore per quanto riguarda la Val Boi, nel centro Cadore e per il Comelico, a Padova c'è la sede, diciamo, ufficiale. In più c'è una sezione specialistica di antincendi boschivi e c'è una squadra a Cortina, è aggregata alla squadra del centro Cadore. Abbiamo tre capi squadra più squadre specialistiche, sono dirette dal capo squadra. La protezione civile sezione Cadore è composta da una settantina di volontari, alpini e aggregati. Gli alpini sono praticamente i volontari che hanno fatto l'annaia negli alpini, e gli aggregati sono i civili che non hanno fatto l'annaia negli alpini, che però prestano la loro disponibilità per fare il servizio di protezione civile con la sezione ANA. Ci sono anche donne, ci sono anche alcuni giovani sui 20 anni, e questa è una cosa che ci fa estremamente piacere. Abbiamo praticamente due Land Rover, un Discovery e un Defender. Abbiamo un Iveco Daily 4x4 che è destinato all'attività di antincendio boschivo, e un Fiat Ducato per il trasporto di persone, una Panda 4x4 e un Opel Vivaro, un nuovo acquisto. Non è un'urgenza, è una dislocazione dei nostri volontari sulle tre vallate per avere l'immediato intervento qualora ci fosse bisogno. Come primo intervento sono i volontari che vivono e che operano nelle varie vallate, che sono Comelico, Sappada, poi c'è il centro Cadore e la Val Boi che compete Cortina. Durante la vaia noi, io faccio parte della squadra del Comelico, abbiamo operato in Comelico e abbiamo organizzato la logistica, per assicurato la logistica per le colonne mobili e i volontari che venivano da fuori. Non conoscendo i luoghi era necessario, abbiamo avuto dei volontari che hanno operato all'interno del COM, abbiamo assicurato la copertura radio del Comelico in assenza di comunicazioni per mezzo del ponte radio che ci è stato acquistato da parte del comune di Comelico Superiore. Molto molto impegnativo per quanto riguarda le vallate, in quanto le vallate principalmente per il Comelico e per la Val Boite. Al primo momento sono stati impegnati nell'intervento anche lì per monitorare i corsi d'acqua, dopodiché c'è stato il disastro totale e lì poi sono stati impegnati per una quindicina di giorni anche per portare queste persone che arrivavano da fuori sulle varie zone di intervento. E credo che questo spirito sia condiviso anche da tutti gli aggregati che vengono, diciamo, che apprezzano e fanno parte, sentono lo spirito alpino e vogliono
essere disponibili per chi ha bisogno in qualsiasi situazione.